Ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo finalmente su un'altra demo. Esatto, siamo su un'altra demo di un gioco di moto. Non ricordo adesso come si chiami, quindi scusatemi se non ricordo il suo nome, ma comunque lo troverete sempre nella descrizione. Cazzo, qui sotto. Finalmente, dopo un secolo di caricamento, non so perché questo gioco ci mette 56 anni a caricare, finalmente siamo sulla gara e vi farò vedere un attimo come questo gioco. Allora, prima di tutto vi dico che è un gioco abbastanza, se si può dire così, bastardo, perché per guidare è davvero difficile, vi farò vedere su... Stronzo, non mi superare! No, 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 aspetta! Vaffanculo però, dai, va... La cosa bella di questo gioco è una cosa che vi farò vedere tra poco. Però prima di tutto sì, bisogna stare attenti, altrimenti crepate come un niente. Qui si crepa subito. Basta non andare sui cornicioni. Mi scusi. Oh merda. Mi scusi. Ah, gira, gira. Dai che ce lo fai. Ok, perfetto, perfetto. E questa è stata una curva da veri pro, ragazzi. In curva però di solito si riesce sempre a fare di meglio, perché gli altri stronzi, guardate come frenano, io invece accelero. Grandioso. Intanto vediamo che c'è Cipollini, Cipollini in prima curva. Guardate come rosicano. Oddio, mi sa che sbatto. Ecco, adesso che sono sbattuto, con L1 premuto potete ritornare indietro nel tempo. Cosa davvero molto strana secondo me. Non so perché si possa fare, però vi eviterà di fare altri errori o ve ne farà fare anche di più, bisogna stare sempre attenti. Qui si stanno ingroppando intanto. Buongiorno signori. Buongiorno. Ecco, guarda come li supera. Incredibile, arriva in seconda posizione. Sempre lui, Cipollini con la moto verde. Anche se Cipollini aveva una bici, non importa. E supera anche il primo Serrano. Vaffanculo, Serra Altuano. Sì, battute squalide a go-go. Vai, gira, gira, porca miseria. Sulla corsia destra, ragazzi, se arriva qualche macchina vi uccide. Non importa. Vai così. Ok, siamo in prima posizione, a quanto pare. Nuovo tempo record. 2 minuti. Ok. Serrano è secondo. Bastardo, no! No, stai fermo lì dietro. Ti do un panino, non so, anche del whisky. No, del whisky no, casomai ti ubriachi. No, anzi, sì. Ti ubriachi così sbatti per terra e non mi raggiungi. Ok, a parte le stronzate. Adesso sono 3 giri, se non sbaglio, per cui se cerchiamo di non morire in questi 3 giri ce l'abbiamo fatta. Altrimenti sono cazzi amari. E via. Perfetto. Quanto siamo? Quanti? Ah, siamo al secondo giro, ok, perfetto. Posizione 1 su 16. Oddio, mi sto superando. Bastardo! Figlio di buona donna. Ecco cosa succede quando non prestate attenzione alla strada, ma per lo più prestate attenzione al tizio dietro che vi sta per inculare a sangue. Bisogna sempre essere attenti, perché guardate Serrano come si dà via. Pensa di essere migliori di noi, ragazzi? Non ha capito con chi ha a che fare. Noi siamo Cipollini con la moto. E Cipollini con la moto non si ferma davanti a nulla. Ok, ok, perfetto. Vai, curvati davanti come se non ci fosse un domani. Peggio il gobbo di Notre Dame. Vai, Johnny, vai. Avanti, manca poco. Siamo quasi arrivati al traguardo. No, una montagna, no. Perché vuoi colpire una montagna? Non bisogna colpire le montagne. Potresti farti del male, ma leggermente, non anche tanto. Bisogna vedere, insomma. Se ci sbatti contro con la testa potresti ancora rimanere illeso. Ok, basta le stronzate. Ah, porca mignotta. Sempre qui. Scusate la mignotta. Sempre qui sbatto. Se sbatto di nuovo qui sono fottuto, ragazzi. Quindi rallentiamo un po'. Ok, perfetto, perfetto. Ah, a proposito, quel tasto con L1 che fa ritornare indietro nel tempo per poter prevedere gli incidenti, non so perché ci sia, ma c'è, può essere, cioè può finire, quindi abbiamo un uso limitato di quell'aggeggio. Se lo finiamo poi fanculo, se sbattiamo son cazzi, dobbiamo ripartire da respawn, in poche parole. Ecco Cipollini, Cipollini vede il traguardo, va Cipollini e vince, incredibile, in prima posizione. Guardate il suo balletto sexy, si sta masturbando su una moto, incredibile, incredibile, ragazzi. Hai appena guadagnato i tuoi primi crediti. No, no. Per potenziare la tua moto e comprare nuovi accessori. Oppure investirli nell'acquisto di un nuovo modello. Ciccio, no, non è vero. Non sono i miei primi crediti. 2500 non sono 5500. Sì, perché ho fatto un'altra partita e ho guadagnato 3000 crediti. Non so perché adesso ne ho guadagnati 2500, ma comunque una demo, per cui noi non è che ci frega così tanto. Milestone, quello che è. No, riavvia un cazzo. Continua, va bene così.
Bene ragazzi, spero comunque che questo video vi sia piaciuto, perché siamo arrivati al termine. Abbiamo fatto solo una gara, sì, ma non importa, perché è stata una gara con il controcoglioni. Siamo riusciti a battere tutti gli avversari in netto vantaggio, andando sfrecciando come delle frecce. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, commentate, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo video gameplay. E bye bye.